Care studentesse, cari studenti, da diversi anni l'offerta formativa del nostro corso di laurea in Scienze della Comunicazione è gratificata da un livello di fiducia e di apprezzamento molto elevato. Il numero delle nostre immatricolazioni ammonta a diverse centinaia di studenti. Questo successo costante nel tempo è il primo elemento di natura oggettiva che qualifica i nostri sforzi nella costruzione di un manifesto di studi capace di attrarre e soddisfare le richieste di formazione di livello superiore dell'area insubre e oltre. Questa tangibile manifestazione di positivo riscontro da parte dell'utenza è stata recentemente rafforzata dal giudizio di una commissione ministeriale indipendente che ha valutato molto positivamente anche il piano della gestione, dell'amministrazione e dell'interazione con il corpo studentesco, con il quale non è mai venuta meno la possibilità di un rapporto umano e diretto. È giusto che io vi presenti in primo luogo questi dati di qualità che sono il frutto del nostro impegno, ma è altrettanto opportuno che chiarisca come la gestione di più di 1400 studenti sia per noi uno stimolo a perseverare nella ricerca di sempre migliori condizioni di studio e di preparazione. E ciò ci induce a una consapevole assunzione di responsabilità nei confronti di un così cospicuo numero di discenti e di concittadini che hanno riposto in noi la loro fiducia. Il corso di laurea triennale, così come strutturato, è stato concepito per fornire o rafforzare una solida preparazione umanistica di base, intesa come strumento atto a stimolare e sviluppare autonomia di giudizio, coscienza critica in ambito scientifico, professionale e sociale. Questa formazione di base si concreta in insegnamenti relativi alle diverse forme di comunicazione, lingue straniere, linguaggi letterari, artistici, della retorica, della propaganda politica, del marketing e della pubblicità. Sono ugualmente sviluppati insegnamenti storici atti a far emergere, in progresso cronologico, una correlazione tra eventi e sviluppo di processi comunicativi. Da questa struttura di base si diramano gruppi di insegnamenti di natura tecnica, specialistica e di approfondimento attinenti ai temi della comunicazione mass mediatica, giornalistica, televisiva e dei nuovi media, della comunicazione delle emergenze, della comunicazione cinematografica, della comunicazione giuridica e di impresa. Per raggiungere gli scopi di una formazione completa ed adeguata, oltre al corpo docenti strutturati, il nostro corso di laurea è illustrato dalla presenza di un nucleo di docenti a contratto con importanti curriculum e provenienti dal mondo delle professioni. Un nutrito numero di laboratori e di seminari complementari, attivati anche su impulso degli stessi studenti, arricchisce l'esperienza formativa complessiva e professionalizzante, al fine di accompagnare i nostri studenti all'ingresso nel mondo del lavoro o al completamento degli studi universitari con l'iscrizione alla nostra laurea magistrale. Sono la professoressa Alessandra Vicentini, docente di lingua inglese e segretaria dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. Perché iscriversi a Scienze della Comunicazione? Innanzitutto perché offre la prospettiva di un lavoro intellettuale creativo. Perché studierete la produzione, la distribuzione e il consumo di informazioni, fondamentali per la professione del comunicatore di oggi. E non ultimo, perché gli sbocchi lavorativi nel terziario avanzato, il settore più importante in Italia, sono significativi. Il corso prepara 4 figure professionali. L'addetto alla comunicazione e al marketing, il comunicatore di impresa, l'addetto ufficio stampa, l'organizzatore di eventi. Collegandovi al sito web della nostra università potrete prendere visione della nostra offerta formativa. Il corso ha una durata di 3 anni con molti insegnamenti a scelta che vi permetteranno di comporre e di creare un piano di studi personalizzato. Fra i diversi insegnamenti, ad esempio, potrete studiare i media e la comunicazione digitale, la comunicazione di beni culturali e artistica, quella politica, quella delle emergenze ambientali, la sociologia della televisione e dello spettacolo, la comunicazione interculturale, la storia moderna e contemporanea, il marketing e il diritto per il mondo dell'informazione, la linguistica e ben 3 lingue straniere, tedesco e spagnolo al primo anno, inglese 1 e inglese 2 al secondo e al terzo anno, collaboratori, linguistici e tutor che vi seguiranno nel percorso di apprendimento. Avrete la possibilità di fare un'esperienza di studio di lavoro all'estero grazie al programma Erasmus in uno dei paesi europei con cui abbiamo stabilito degli accordi, fra cui Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Lituania e Norvegia. Ciao, sono Roberta e sono dottoranda in diritto e scienze umane all'Università degli Studi dell'Insubria. Dopo una laurea in design e diversi anni di esperienza, soprattutto all'estero, ho seguito il corso di laurea triennale e magistrale in scienze tecniche della comunicazione. Ma perché dovresti scegliere un corso di studi in comunicazione? Grazie a internet e ai social media, ognuno di noi può esprimersi liberamente con ogni mezzo, scritto, parlato o tramite immagini. Ma comunicare è qualcosa di più di un post, un blog, un video o una foto. La comunicazione include le informazioni, l'arte, la scienza, la storia, la musica, la filosofia, un grafico, un video, le fake news e tanto altro. Le aziende oggi hanno sempre più bisogno di professionisti della comunicazione. E perché proprio l'Insubria? Gli strumenti per intuire e percepire le richieste di comunicazione li ho imparati all'Insubria. Al nostro corso di laurea troverai professionalità e competenza. E ricorda, non sarai mai un numero di matricola, ma una persona.
Ciao, sono Chiara, una studentessa del terzo anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Ho scelto questo percorso all'Insubria perché è un ateneo giovane e dinamico, con didattica e servizi di qualità, e che dà la possibilità agli studenti di creare un ottimo rapporto con i propri docenti. L'Insubria pone lo studente al centro del percorso, fornendogli una formazione di valore e favorendo il suo ingresso nel mondo del lavoro. L'ateneo premia i suoi studenti per il loro impegno nello studio e per la loro capacità di creare il futuro. In questi anni l'Insubria per me è stato un punto di riferimento ed è proprio per questo che senza scrutare altre possibilità continuerò il mio percorso qui, scegliendo la laurea magistrale in Scienze Tecniche della Comunicazione. Ciao a tutti, io sono Anthony, ho frequentato il corso di laurea in Scienze Tecniche della Comunicazione all'Università degli Studi dell'Insubria, sia triennale con la dicitura SCOM, sia magistrale con la dicitura STEC. Sono qui oggi per consigliarti caldamente di iscriverti a questo indirizzo perché ti aiuta a relazionarti col pubblico a 360 gradi. Oggi come oggi abbiamo bisogno di persone che sappiano comunicare al meglio, semplificare il messaggio e quindi condividere contenuti di valore. L'Insubria è la botte piccola dal vino buono che ti può insegnare proprio questo. Stage, laboratori, seminari, ma anche dei bandi che possono in qualche modo aiutarti con il tuo percorso di crescita all'interno dell'ateneo. Il nostro consiglio? Lasciati ispirare. Segui il tuo istinto e progetta il tuo futuro. Ciao!